Dopo aver ascoltato i saluti di tutte le illustre autorità, delle loro eccellenze, dei rappresentanti delle varie istituzioni, anch'io ho un saluto speciale da portare a questo straordinario consesso in occasione di questa conferenza. Drodzy Państwo, po wysłuchaniu tych wszystkich powitań, wykładów, przedłożeń i prelekcji, również ja ze swojej strony chciałbym wygłosić pewne przemówienie na zasadzie świadectwa. Ze swojej strony również chciałbym ubogacić tę konferencję. Do lettura del messaggio di Sua Santità Papa Benedetto XVI, Papa Emerito, a questo illustre consesso, e poi Sua Eccellenza il Vescovo leggerà il testo in polacco. Io cerco di leggerlo in tedesco secondo la mia conoscenza tedesca. Ho detto a Papa Benedetto, cercherò di rispettare esattamente le sue parole e il suo pensiero. Ja skieruję teraz te słowo i Ojca Świętego Benedykta XVI, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piąty Rawa oczywiście odczyta to w języku polskim. Próbowałem to również przetłumaczyć na język niemiecki, natomiast po prostu pozostańmy przy języku polskim, tak jak to jest przewidziane. Benedictus XVI Papa Emeritus. Liebe Freunde, mit Freude höre ich das Kardinal Tarsicio Bertone, mein ehemaliger Staatssekretär, in der Woche vom 2. bis 10. April 2016 zu Ihnen kommen und über die Kontinuität und die Weiterentwicklung der pastoralen Aktivitäten von meinem Pontifikat zu dem Papst Franziskus sprechen wird. Ich benutze die Gelegenheit, um Ihnen ganz herzlich zu danken für die große Arbeit, die Sie leisten, um meine Werke und mein theologisches Denken in Polen bekannt zu machen. Sie wissen, dass es mir nie darum ging, eine eigene persönliche Theologie zu entwickeln, sondern dass ich einfach dem Glauben der Kirche und seinem Verstehen in unserer Zeit dienen wollte. So hoffe ich, dass auch die Arbeit Ihres Instituts letztlich dazu hilft, dass der Glaube in unserer Zeit neu lebendig wird und kraftvoll wirken kann. Mit herzlichen Segenwünschen für die österliche Zeit im Ehren, Ihr Benedikt der Sechste. Benedykt XVI, papież senior, do Instytutu Ratzinger Benedykt XVI, Bydgoszcz, Polonia, Watykan, 31 marca 2016 roku. Drodzy przyjaciele, z radością dowiedziałem się, że kardynał Tarcisio Bertone, mój były sekretarz stanu, przybędzie do Was w tygodniu pomiędzy 2 a 10 kwietnia 2016 roku i będzie mówił o kontynuacji i dalszym rozwoju duszpasterskiej aktywności od mojego pontyfikatu do pontyfikatu papieża Franciszka. Korzystam z okazji, aby podziękować Wam bardzo serdecznie za ogrom pracy, jaką wykonujecie, aby uczynić znanym w Polsce moje dzieło i moją teologiczną myśl. Wiecie, że nigdy nie chodziło mi o to,
aby rozwijać własną osobistą teologię, lecz że po prostu chciałem służyć wierze Kościoła i jej zrozumieniu w naszych czasach. Mam zatem nadzieję, że w ostateczności praca Waszego Instytutu także przyczyni się do tego, że w naszych czasach wiara ożyje na nowo i będzie mogła oddziaływać z mocą. Serdecznymi życzeniami błogosławieństwa na wielkanocny czas w Panu Wasz Benedykt XVI. Non ho l'intenzione di fare un discorso astratto, ma piuttosto di dare una testimonianza in modo che questa possa consentire anche tra di voi un dialogo fruttuoso sui rapporti tra Papa Benedetto XVI e Papa Francesco. Il mio discorso quindi si innesta, direi, a lato sul grande tema che è oggetto di riflessione di questa conferenza. Drodzy Państwo, zamiast wygłaszać abstrakcyjne przemówienie, chciałbym bardziej przedstawić własne świadectwo, które, jak wierzę, przyczyni się do prowadzenia bardziej owocnego dialogu, dalszego owocnego dialogu. L'argomento che mi sono prefisso è il seguente. Da Papa Benedetto XVI a Papa Francesco, continuità e sviluppo dell'azione pastorale e diplomatica. Dall'osservatorio privilegiato che mi è stato consentito di avere nei lunghi anni di servizio presso la Santa Sede, ne conto ormai più di 40, posso ritenermi un testimone. Per parlare della sequenza del passaggio tra i due ultimi papi, Benedetto XVI e Francesco, non posso però prescindere di andare un po' indietro nel tempo per situare questo evento in un panorama più ampio della storia della Chiesa del nostro tempo, cioè metterlo in relazione con il sentire profondo della comunità mondiale dei fedeli che considera strettamente legati i tre papi, quindi Giovanni Paolo II, Papa Benedetto e Papa Francesco. A questo proposito ho scritto in un mio libro intitolato Un cuore grande, che ha voluto essere un omaggio al grande Papa scomparso, proclamato santo in breve tempo Giovanni Paolo II, queste parole. Indimenticabile resta nella memoria il momento in cui l'anziano Papa morente chiamò al suo capezzale il suo collaboratore e amico Cardinale Ratzinger per un ultimo saluto. Giovanni Paolo II era perfettamente lucido, anche se respirava stento con l'aiuto dell'ossigeno. Il Cardinale Ratzinger gli si è avvicinato, lo ha ringraziato per il dono della sua vita alla Chiesa. Il Papa lo ha ben riconosciuto, lo ha fissato e poi ha alzato lievemente la mano per dargli la benedizione. Due uomini, entrambi scelti dallo Spirito Santo per essere in successione l'uno dopo l'altro pontefici, supremi pastori della Chiesa, non si sono detti nulla, si sono guardati intensamente in una profondità di preghiera
e di fusione di cuori assolutamente unica. Nello stesso tempo è emerso un affidamento reciproco per il momento del passaggio nelle mani del Signore. La morte di Papa Giovanni Paolo II e l'elezione di Papa Benedetto XVI sono stati due eventi che hanno confermato che la Chiesa è veramente radicata nel cuore del mondo, e assieme ad essa lo sono i suoi due testimoni fedeli, il Papa che se ne va tenendo alta la croce della sofferenza, la croce della compartecipazione alle sofferenze, ai dolori e anche alle speranze di tutta l'umanità, e il nuovo Papa che si affaccia dalla loggia di San Pietro, quindi si affaccia sulla scena dell'umanità, tenendo alta la verità dell'annuncio cristiano e tenendo alto il problema centrale del senso della vita e della fede cristiana in un Dio che ama l'umanità. Fin qui le parole del mio libro Un cuore grande. Vorrei quindi iniziare con una breve rilettura del pontificato di Papa Benedetto che, come si potrà constatare, ha anticipato alcune riforme di Papa Francesco. Anzitutto, il rapporto tra Papa Benedetto e il Concilio Vaticano II. Bisogna sottolineare che Benedetto XVI, nella serie dei papi, è stato l'ultimo che ha partecipato al Concilio Vaticano II e che al centro del suo pontificato ha messo l'attuazione di quella grande riforma della Chiesa. Ha palesato le sue intenzioni fin da quando, all'inizio del suo pontificato, il 22 dicembre del 2005, ha pronunciato un grande discorso alla Curia Romana sul Concilio Vaticano II. E, notate, curiosamente, pochi giorni prima di terminare il suo pontificato, il 14 febbraio 2013, ha tenuto una lezione al clero di Roma per 2 ore a braccio proprio sul Concilio Vaticano II. Di quel patrimonio di norme e di riforme se ne è fatto garante, anche perché, avendo partecipato personalmente all'elaborazione di molti documenti, aveva l'esatta percezione di come attuarli nel contesto della Chiesa universale. Salto qualche parte che voi potrete poi leggere nel testo scritto e che avete. Benedetto XVI e l'Europa. È stato detto molto già prima. Fin dall'inizio Benedetto XVI ha messo l'accento sulla situazione dell'Europa. In Europa egli ha percepito l'avanzata della secolarizzazione, della dimenticanza delle radici cristiane, della obliterazione di Dio nella vita personale e nella vita pubblica. I famosi discorsi fatti in Francia, in Germania, in Inghilterra e naturalmente in Italia, anche quando è stato in Polonia, hanno dimostrato il suo sforzo per mantenere i legami, mantenere cioè un confronto serio per dare le motivazioni della fede di fronte a chi non crede o a chi ha perso la fede. Alla base c'è stato l'intento, ripeto, di motivare la propria fede razionalmente. Ricordate l'enciclica Fides et Ratio di Giovanni Paolo II, elaborata insieme al cardinale Ratzinger,
Kardynał Bertone Przutup przytacza tutaj również świadectwo tej encykliki Fides et Ratio, wiara i rozum. Perché sia una fede razionale, non una fede istintiva, passiva, di pura obbedienza, ma una fede, un atteggiamento creativo, che anche in situazioni critiche, come sono le nostre, progetta iniziative e comportamenti, anzitutto a favore della dignità della persona, a favore del progresso della comunità umana, specialmente delle comunità meno preparate, meno istruite. Il cardinale Ratzinger ripeteva sempre: io intendo sostenere e salvaguardare la fede dei semplici. Kardynał Ratzinger bardzo często podkreślał i uzasadniał to, że chciałby przede wszystkim uwydatniać wiarę ludzi najprostszych. Un altro punto, la riforma morale. Un punto forza del suo pontificato. Il cardinale Ratzinger ha parlato della riforma morale, direi in una maniera molto incisiva, nella Via Crucis del Venerdì Santo del 2005, prima della morte di Papa Giovanni Paolo II, dove ha parlato della sporcizia della Chiesa, in modo da superare questa sporcizia, avere una Chiesa più integra, più pura, più santa, più fedele al suo fondatore. Tuttavia egli sapeva bene che la Chiesa non è né può essere solamente una Chiesa di perfetti, perché questo non è conforme alla debolezza della natura umana, che è ferita dal peccato e rischia di contrapporsi alla volontà salvifica di Dio, che abbraccia tutta l'umanità, anche quella peccatrice. E questo è un dilemma fondamentale nella storia della Chiesa. Nella storia della Chiesa si sono fondati, sono sbocciati molti movimenti che tendevano quasi a una Chiesa di élite e che volevano separarsi dagli altri, dalle masse dei fedeli. W historii Kościoła bowiem istniały rozmaite tendencje separacji Kościoła elit od Kościoła nizin. Także takie tendencje również były obecne. Un altro piccolo capitolo che non possiamo sviluppare, il ruolo dell'informazione e del dialogo interculturale. Il cardinale Ratzinger ha promosso molto come prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede e successivamente come Papa questo interscambio di informazioni tra la periferia e il centro e all'interno della Curia Romana, tra i dicasteri della Curia Romana. Voi leggete poi questo, non abbiamo tempo di studiare questo, però sapete che adesso Papa Francesco ha creato una segreteria speciale per la comunicazione, un ministero, un super ministero per la comunicazione, per unificare tutti i mezzi di comunicazione e di informazione dalla Santa Sede e in arrivo alla Santa Sede. Przechodzę dalej w moim wykładzie i później te słowa będą mogli Państwo sobie odczytać. To wszystko, co w tym momencie pomijam, to jest również zapisane i przetłumaczone. Ale chcę podkreślić, że kardynał Ratzinger jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary stworzył podstawy przede wszystkim do takiej formacji członków wszystkich dekasterii, formacji takiej, formacji moralnej, formacji też jeśli chodzi o informacje, a także współpracy między członkami rozmaitych dekasterii, tak aby również stworzyć lepsze porozumienie, czy lepszą komunikację między Stolicą Świętą a poszczególnymi dekasteriami Kurii Rzymskiej. Un altro capitolo è intitolato Fede e valori fondamentali. Il patrimonio che ci ha lasciato Papa Benedetto
nei suoi 8 anni di pontificato è ricchissimo sotto diversi aspetti, teologico, antropologico, spirituale e anche giuridico. Ma ciò che mi pare di dover sottolineare è il fatto che Benedetto XVI ha espresso in pienezza il mandato di Pietro di confermare nella fede i suoi fratelli. Egli ha svolto questo mandato con elevata nobiltà di linguaggio e con efficace capacità di persuasione. Egli è il Papa che ha riportato il discorso sulla fede nelle librerie laiche con i suoi grandi libri, anzitutto con Introduzione al Cristianesimo, ma poi con la trilogia su Gesù di Nazaret e gli 8 milioni di copie vendute nelle traduzioni in tutto il mondo di Gesù di Nazaret. Kardynał Bertone odniósł się przez chwileczkę także do książki Wprowadzenie w chrześcijaństwo, ale ta książka właśnie Jezus z Nazaretu jest przede wszystkim tą, którą chciał najbardziej podkreślić. Alla fine di questo capitolo c'è un breve accenno. Papa Ratzinger ha avuto un rapporto speciale con i giovani. Era capace di dialogare con i giovani, con i bambini della prima comunione, con i giovani più alti, con gli universitari, naturalmente poi con gli accademici, ma con grande efficacia, perché i giovani, anche i giovani, hanno bisogno di conoscere la realtà sotto la lente della fede. Mówiąc o młodzieży, przede wszystkim tutaj kardynał Bertone rozszerzył to pojęcie na dzieci przystępujące do pierwszej komunii świętej, młodzież dorastającą, młodzież uniwersytecką, czy w ogóle ludzi dorastających, ale za każdym razem chciał przede wszystkim promować rozwiązywanie ich problemów, to wszystko, czym oni żyją, przez pryzmat wiary, patrząc oczyma wiary, żeby każdy problem właśnie tak rozwiązywał. Abbiamo poi un breve capitolo su il passaggio di testimone tra Benedetto XVI e Papa Francesco. Sappiamo che il 13 marzo 2013 c'è stata l'elezione di Papa Francesco in questo grande conclave e io tengo anzitutto a sottolineare che non vedo alcun cambiamento nella dottrina morale insegnata dai due papi, ma vedo un approccio pastorale differente, rivolto alle situazioni del nostro tempo e alle sfide che la società di oggi ci pone. Quindi Papa Francesco, vedete un po' più sotto, è impegnato a instaurare un nuovo dialogo con la società e in campo morale, senza perdere il senso del peccato, esercitare una pastorale del perdono e della speranza, della compassione e della misericordia. Passiamo alle encicliche sociali, il ruolo delle encicliche sociali. Una grande risorsa per la formazione della cultura propria della Chiesa e dell'offerta della Chiesa alla società e nelle encicliche sociali dei Papi, che diventano poi concretamente oggetto di riflessione, di assimilazione e di lievito nell'agire concreto. Cito le due ultime encicliche sociali di Papa Benedetto e di Papa Francesco, grandi encicliche. Quella di Papa Benedetto, Caritas in Veritate, del 2009, nel bel mezzo della gravissima crisi economica, è stata frutto di un dialogo serrato con economisti e sociologi. Papa Benedetto, come faceva già Papa Giovanni Paolo II, che dialogava con gli esperti di tutte le scienze, Papa Benedetto ha dialogato
con economisti, sociologi, parlava personalmente, chiedeva pareri scritti, abbiamo un interscambio anche di lettere tra esponenti di queste varie branche della cultura e Papa Benedetto. Kardynał Bertone mówi również, że ta metoda współpracy z rozmaitymi specjalistami była praktykowana już przez Ojca Świętego Jana Pawła II. W przygotowaniu encykliki Caritas in Veritate Ojciec Święty Benedykt XVI kontaktował się oczywiście, współpracował z ekonomistami, socjologami, spotykał się z nimi osobiście, notował wszystko to, co mają do powiedzenia, żeby rzeczywiście ten dokument był we współpracy ze specjalistami poczyniony. Papa Francesco, nell'ultima enciclica Laudato Si del 2015, ha proposto una ecologia integrale, dimostrando che l'ambiente naturale e quello sociale, politico, economico sono tra loro in stretta relazione e dunque una ecologia della madre terra, una ecologia umana e una ecologia sociale sono interconnesse. Ambedue i padri hanno posto a base della costruzione di una società a misura di uomo la libertà come l'ambito migliore che garantisce a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di contribuirvi. Vi leggo un brano del discorso di Papa Francesco nel suo arrivo in Bolivia l'8 luglio 2015. La fede è una luce che non abbaglia, le ideologie abbagliano, la fede non abbaglia, è una luce che non acceca, ma che illumina e guida con rispetto le coscienze e la storia di ogni persona e di ogni convivenza umana. Molto interessante anche questo tocco di Papa Francesco. Vengo ora a un tema più particolare. Dove si vede la continuità e lo sviluppo, ma la continuità, cioè il tema della legislazione sugli abusi sessuali. Tutaj można również dostrzec tę kontynuację i rozwój, o których mówi dzisiejsze przedłożenie, właśnie w tej kwestii legislacji. Il processo dei cambiamenti della legislazione della Chiesa è un processo storico e l'adeguamento delle legislazioni e dei regolamenti è sempre avvenuto in tutti i campi. Prendiamo per esempio la legislazione in merito ai cosiddetti delitti graviola, dei quali fa parte quel crimine terribile che è la pedofilia. Ecco, vorrei impostare l'argomento con una chiara affermazione. A mio parere la Chiesa è intervenuta su questo problema in maniera progressiva ma chiara e ferma. Ciò che non è avvenuto in maniera uguale nella società civile e in tutte le ramificazioni della società civile, dove si tende molto più a tacere e i media favoriscono questo silenzio. Nella società civile, nelle sue varie categorie e in maniera rilevante nell'ambito familiare, avvengono continuamente violazioni contro i minori, sessualmente o con violenze fisiche di ogni genere. Ebbene, domandiamoci come vengono affrontati questi problemi. La Chiesa li ha affrontati da ormai più di 20 anni, nonostante i difetti che si possono rimproverare, in maniera sistematica. Direi anche concettuale, dando lo sguardo del mondo su di sé per i crimini commessi, mentre verso le altre istituzioni prevale la distrazione e la noncuranza. Si parla molto di più del
nelle varie branche della società civile. Vorrei fare presenti due aspetti sui quali si è lavorato. L'aspetto giudiziario repressivo che ha portato alla legislazione iniziata già negli ultimi anni di Giovanni Paolo II con il cardinale Ratzinger, il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, poi portato avanti da Papa Ratzinger. Ricordo anche che sia Papa Benedetto sia Papa Francesco hanno accolto alcune vittime di abusi sessuali, manifestando con tali gesti amore paterno da parte della Chiesa e chiara volontà di rinnovamento. E Papa Francesco ha creato recentemente, nel 2014, una pontificia commissione per la tutela dei minori, inserendo in questa commissione anche una persona vittima di abusi sessuali. E voglio richiamare anche l'altro aspetto, l'aspetto della prevenzione e l'aspetto del recupero, per quanto è possibile, della rieducazione dei colpevoli. La Chiesa, tenendo presente gli studi psicologici e psichiatrici a riguardo delle persone colpevoli, ha pensato alla prevenzione, soprattutto al problema della scelta dei candidati al sacerdozio. Także tutaj ważna jest współpraca z psychologami, ponieważ psychologowie potrafią rozpoznać niektóre tendencje, aby bardzo szybko je wyeliminować i to jest bardzo ważne również, jeśli chodzi o kandydatów do kapłaństwa. Również tutaj powinna być prowadzona tego typu praca. Nel testo vedete qualche riflessione su questo. W tekście będzie można później zauważyć bardziej pogłębioną i szerszą refleksję na ten temat. Un altro capitolo l'ho intitolato Cambiamenti organizzativi e costante trasmissione della parola di Dio. I cambiamenti organizzativi sono avvenuti con Papa Benedetto e con Papa Francesco. Papa Francesco adesso ha il programma della riforma della Curia, ma sappiamo che Papa Benedetto aveva già riformato di Casteri e unito certi di Casteri, quindi la riforma direi organizzativa sta andando avanti in una direzione di continuità. Mówimy oczywiście, że papież Franciszek reformuje Kurię Rzymską, jest to bardzo znane, natomiast musimy pamiętać, że już papież Benedykt XVI dokonał takiej reformy Kurii Rzymskiej, przede wszystkim jeśli chodzi o poszczególne dykasterie. Chodzi mianowicie o zjednoczenie poszczególnych dykasterii i większą współpracę między nimi. Ma, vorrei sottolineare un punto. Lo dico, voi leggete poi il testo. Si enfatizza molto sia l'azione di riforma strutturale di Papa Francesco e sia le attese delle nuove riforme. Jeśli chodzi o w ogóle reformę Kurii Rzymskiej, bardzo mocno podkreśla się ten aspekt strukturalny, to znaczy reformy w strukturach Kurii Rzymskiej. Ma è da notare che Papa Francesco è un ministro, un trasmettitore della parola di Dio. Io vorrei sottolineare questo. Ale ważne jest przede wszystkim to, żeby być na pierwszym miejscu przekazicielem Słowa Bożego, żeby głosić najpierw Słowo Boże, zamiast skupienia się tylko na poszczególnych reformach. Basta pensare alle omelie che tiene ogni mattina nella messa a Santa Marta. Wystarczy pomyśleć chociażby wysiłek papieża Franciszka, czyniony w tych codziennych homiliach jego, chociażby w domu świętej Marty, gdzie to się bierze z głębokiej medytacji Słowa Bożego. To jest podstawa. Quindi Papa Francesco si lascia ispirare dalla parola di Dio, comunica
le sue riflessioni sulla parola di Dio e poi agisce come pastore della Chiesa con il cuore del successore di Pietro. A więc przede wszystkim działalność Ojca Świętego Franciszka skupia się najpierw na medytacji Słowa Bożego, na rozważaniu tego, co Pan Bóg nas mówi. Dopiero te refleksje, które czerpie ze Słowa Bożego, są podstawą późniejszej jego działalności jako najwyższego pasterza Kościoła katolickiego i dopiero potem na bazie tej refleksji, medytacji Słowa Bożego, później dokonywane są jego poszczególne decyzje. Un altro capitolo l'ho intitolato L'attenzione ai cambiamenti della società. Questa attenzione è una cosa antica. C'è chi ha affermato, forse con un pizzico di superficialità, che durante il pontificato di Benedetto XVI e anche durante quello di Giovanni Paolo II si è aperta una spaccatura, una divisione tra le posizioni più intransigenti della Chiesa nelle questioni sociali e morali e le opinioni e la prassi vissuta dai cattolici, da quel 1.237 milioni di cattolici sparsi in tutto il mondo. Alcuni esempi possono essere l'uso della contraccezione, il divorzio, l'ordinazione delle donne, la moralità o immoralità dei rapporti omosessuali, il celibato del clero, eccetera. Questo rappresenterebbe un problema serio per la Chiesa, in quanto su alcuni temi i credenti non seguirebbero più gli insegnamenti della Chiesa. Alcuni osservatori evidenziano come Papa Francesco cerchi di aprire spazi nuovi, pur senza rinunciare alle posizioni tradizionali della Chiesa, come si è visto per esempio nell'ultimo sinodo dei Vescovi. Si pone allora la domanda se la Chiesa debba rispondere ai cambiamenti della società, aggiornarsi, usiamo la parola di Papa Giovanni XXIII, oppure considerare questo aggiornamento un errore gravissimo, come sosteneva Papa Pio IX. Ci sarebbe molto da spiegare anche su questi atteggiamenti. Papa Francesco ha la grazia di Stato per interpretare i segni dei tempi. Però va detto che la Chiesa non ha mai trascurato di porre grande attenzione ai temi morali. E io metto qui in questo capitolo tutto un elenco di documenti della Chiesa, dai tempi in cui il cardinale Ratzinger era prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede e quindi sotto il pontificato di Papa Giovanni Paolo II, fino a quando è diventato Papa, in cui la Chiesa ha trattato i temi che emergevano dalla società. Voi avete qui tutto l'elenco dei temi trattati. Przedstawiłem w moim wykładzie pewien wykaz dokumentów, które zostały opublikowane przez Kongregację Nauki Wiary jeszcze za pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. W tym wykładzie, właściwie w tym tłumaczeniu, mają Państwo właściwie cały wykaz tych najważniejszych dokumentów, które pojawiły się, jeśli chodzi o tę kwestię, o której teraz mówię. Lecco, vedete, dopo l'elenco dei temi, dico, il Magistero della Chiesa ha sempre cercato di rispondere alle domande della gente sul valore degli atti umani. A volte manca una adeguata mediazione da parte dei sacerdoti stessi per far conoscere questo magistero nei modi più appropriati alla cultura di ogni popolo e di ogni comunità. Insieme ai documenti della Congregazione per la Dottrina della Fede, su certi temi è importante rapporto, per esempio,
nella Pontificia Accademia delle Scienze, investita di specifici incarichi di studio e di approfondimento, della Pontificia Accademia per la Vita e in generale delle università cattoliche, anche come la Università e Centro Studi Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, Biblos. Mówiąc o uniwersytetach katolickich, kardynał Bertone przytacza również Centrum Studiów Ratzingera, jako takie Centrum też Myśli Katolickiej również wskazuje to. Sulle questioni sociali e morali, di fronte alle opinioni, ai sondaggi, al peso numerico di coloro che non seguono o non accettano gli insegnamenti della Chiesa, la Chiesa non deve stancarsi mai di dare le sue motivazioni. Motivare la dottrina cristiana che in realtà deriva da una fede razionale, non istintiva, non passiva, non di pura obbedienza, ma da un atteggiamento creativo, l'ho già detto prima. E questo mi sembra una linea chiara di Papa Benedetto e di Papa Francesco. Voglio sottolineare che gli ultimi papi hanno lasciato alla Chiesa non solo un solido patrimonio dottrinale, ma hanno suscitato nei laici, nel laicato, una forte adesione e uno spiccato protagonismo rispetto al passato. Sono nati grandi movimenti ai quali si è ispirata anche la società, si è affermata la dottrina sociale della Chiesa e l'humus cristiano ha ispirato la difesa dei diritti umani. E a ben guardare, noi vediamo che anche quando i cristiani sono una minoranza, in tutti i paesi essi sono delle minoranze creative, come diceva il Papa Benedetto XVI. E vado alla conclusione. Credo che possiamo leggere, quindi voi trovate il testo. Mam nadzieję, że Państwo zapoznają się właściwie z całością mojego wykładu, z całością tego tłumaczenia w późniejszym czasie. Allora, dziękuję per la vostra attenzione. Vorrei concludere così. Vorrei gettare ancora uno sguardo retrospettivo sul pontificato di Benedetto XVI e nel suo insieme far emergere la poderosa figura di un pastore di eccezionale levatura, che rimane tale anche se ha ceduto le redini del governo della Chiesa. Importante è un chiarimento che egli ha pronunciato nell'ultima udienza generale del 27 febbraio 2013. Diceva: amare la Chiesa significa anche avere il coraggio di fare scelte difficili, sofferte, avendo davanti sempre il bene della Chiesa e non se stesso. La mia decisione di rinunciare all'esercizio attivo del ministero non revoca questo amore alla Chiesa. E dopo dice: il Signore mi chiama a salire sul monte, a dedicarmi ancora di più alla preghiera e alla meditazione, ma questo non significa abbandonare la Chiesa, ma continuare a servirla con la stessa dedizione e lo stesso amore con cui ho cercato di farlo finora, ma in un modo più adatto alla mia età e alle mie forze. Il modo con il quale il Papa Emerito Benedetto XVI serve la Chiesa oggi è prima di tutto quello di sostenere con la preghiera e con il suo appoggio fraterno e il suo successore, Papa Francesco, e i mezzi di comunicazione ci hanno mostrato in proposito immagini di grande tenerezza. Papa Benedetto XVI continua a offrire
il suo ispirato pensiero e il suo appoggio al suo successore. Concludo con leggere un brano della sua recente intervista rilasciata al gesuita belga Jacques Servet, nella quale sottolinea la linea pastorale di Papa Francesco, riferendosi anche ad esempio alla linea pastorale di San Giovanni Paolo II. In una visione di uniformità conseguente della dottrina e della spiritualità della Chiesa dei nostri tempi. Benedetto dice così: a mio parere, continua ad esistere in altro modo la percezione che noi abbiamo bisogno della grazia e del perdono. Per me è un segno dei tempi il fatto che l'idea della misericordia di Dio diventi sempre più centrale e dominante, a partire da Sor Faustina, le cui visioni in vario modo riflettono in profondità l'immagine di Dio propria dell'uomo di oggi e il suo desiderio della bontà divina. Papa Giovanni Paolo II era profondamente impregnato da tale impulso, anche se ciò non sempre emergeva in modo esplicito. Ma non è di certo un caso che il suo ultimo libro, che ha visto la luce proprio immediatamente prima della sua morte, parli della misericordia di Dio. A partire dalle esperienze delle quali fin dai primi anni di vita egli ebbe a constatare tutta la crudeltà degli uomini, egli afferma che la misericordia è l'unica vera e ultima reazione efficace contro la potenza del male. Solo là dove c'è misericordia finisce la crudeltà, finiscono il male e la violenza. Papa Francesco, dice Papa Benedetto, si trova del tutto in accordo con questa linea. La sua pratica pastorale si esprime proprio nel fatto che egli ci parla continuamente della misericordia di Dio. È la misericordia quello che ci muove verso Dio, mentre la giustizia ci spaventa al suo cospetto. A mio parere, ciò mette in risalto che sotto la patina della sicurezza di sé e della propria giustizia, l'uomo di oggi nasconde una profonda conoscenza delle sue ferite e della sua indegnità di fronte a Dio. Egli, l'uomo di oggi, è in attesa della misericordia. Non è certo un caso che la parabola del buon samaritano sia particolarmente attraente per i contemporanei, e non solo perché in essa è fortemente sottolineata la componente sociale dell'esistenza cristiana, né solo perché in essa il samaritano, l'uomo non religioso, nei confronti dei rappresentanti della religione appare, per così dire, come colui che agisce in modo veramente conforme a Dio, mentre i rappresentanti ufficiali della religione si sono resi, per così dire, immuni nei confronti di Dio. È chiaro che ciò piace all'uomo moderno. Ma mi sembra, dice Papa Benedetto, altrettanto importante che gli uomini nel loro intimo aspettino che il samaritano venga in loro aiuto, che egli si curvi su di essi, versi olio sulle loro ferite, si prenda cura di loro e li porti al riparo. In ultima analisi, tutti sanno di aver bisogno della misericordia di Dio e della sua delicatezza. Nella durezza del mondo tecnicizzato, nel quale i sentimenti non contano più niente, aumenta però l'attesa di un amore salvifico che venga donato gratuitamente. Mi pare che nel tema della misericordia divina si esprime in un modo nuovo quello che significa la giustificazione per fede. A partire dalla misericordia di Dio, che tutti cercano,
è possibile anche oggi interpretare da capo il nucleo fondamentale della dottrina della giustificazione e farlo apparire ancora in tutta la sua rilevanza. Fin qui l'intervista di Papa Benedetto. C'è da augurarsi che la forza della fede e la lucidità del pensiero del Papa emerito Benedetto XVI ci accompagnino ancora per molto tempo, e noi preghiamo per questo, e che l'esempio di Papa Francesco ci guidi a vivere nelle tortuose complessità del nostro tempo la gioia del Vangelo, Evangelii Gaudium. Sem vos, sem vam vos.